Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un prodotto che ho conosciuto grazie al web, che è stata una sorta di svolta nel problema della ricrescita che si ripresenta ogni circa 20 giorni. Non posso fare la tinta ogni 20 giorni, quindi mi serve qualcosa che riesca a camuffare questi bruttissimi capelli bianchi che io vedo continuamente quando mi guardo allo specchio, mi saltano subito all'occhio, possibilmente voi non ve ne rendete neanche conto, non ci fate neppure caso, però io me ne accorgo, ce li ho sempre davanti, in particolare perché quando è estate cerco di tenere i capelli legati quando esco, e soprattutto se devo andare a cena o se mi ritrovo a fare qualcosa che richiede che i capelli siano ben in ordine, oppure possibilmente se faccio attività fisica. Ecco perché è indispensabile che i capelli bianchi non si vedano o che perlomeno riescano a camuffarsi. Personalmente ne ho fatto sempre un problema, quindi questo problema va risolto. Ho provato diversi prodotti nel tempo che non mi hanno per nulla soddisfatto, a cominciare dalle tinte spray temporanee che possono essere applicate sulla ricrescita proprio per ritoccarle, che mi tingono la cute ma non mi tingono i capelli, perché il mio capello è molto refrattario al colore, è un capello molto spesso a bassa porosità. Ecco che il capello bianco risulta sempre bianco, il capello nero nero per com'era, mentre la cute mi si tingeva di nero, per non parlare del fatto che macchiasse. Poi ho provato anche il mascara, quello che si utilizza proprio per il ritocco ricrescita, quello macchiava tantissimo, anche se riusciva a coprirmi i capelli bianchi. Mi macchiava le mani, mi macchiava il cuscino, mi macchiava i vestiti, per non parlare del fatto che mi lasciava un prurito terribile alla cute. Ho provato a utilizzare anche dei mascara waterproof che non erano adatti per la cute, però mi macchiavano sempre le mani. Ecco che dopo che ho provato questo prodotto, diciamo che ho trovato un buon compromesso. Questo è una polvere. Vi faccio vedere come si presenta. Praticamente si apre in questo modo, alla base c'è una spugnetta, è indicato alla colorazione, io ho preso il nero perché tingesse meglio possibile, tra l'altro la tinta che faccio io è di colorazione nera, mentre nella parte superiore si apre in questa maniera, si va a prendere la spugnetta, si preleva il prodotto facendolo strisciare sopra la superficie della polvere nera compattata e poi lo si applica picchiettandolo delicatamente sulla parte interessata dove ci sono i capelli bianchi. Allora, a mio avviso non copre bene il capello bianco ma lo camuffa insieme al resto della capigliatura. Possibilmente chi ha i capelli molto fini e con una porosità alta riesce a coprirli bene. Il prodotto non dura tanto, tant'è vero che ogni volta che devo uscire vado a fare questo ritocco nei giorni prima di effettuare la ricrescita, in particolare se è un evento. Ad esempio mi è stato molto utile quando dovevo andare a fare la fototessera per rinnovare la carta d'identità e non volevo presentarmi con tanto di ricrescita, quindi ho applicato questo prodotto facendo i capelli tirati indietro in maniera che il viso risultasse ben esposto. Riesce a camuffarli, riesce a renderli di un grigiastro nero, rimangono un po' dei riflessi bianchi per quanto riguarda il mio tipo di capello, si notano di meno ma non risultano perfettamente neri come dovrebbero. La cosa positiva di questo prodotto è che non macchia le mani quando si passano sui capelli, non macchia i cuscini, non macchia i vestiti, pur essendo un prodotto in polvere, mi ha sorpresa. Continuo ad utilizzarlo, mi ci trovo bene. Vi chiedo se avete qualche suggerimento da darmi in proposito, se avete capelli uguali o simili ai miei e avete trovato il vostro prodotto salva ricrescita prima della tinta, di scrivermelo nei commenti qui sotto. Come sempre io cerco di dare il mio contributo a voi, ma siete spesso voi a dare consigli a me. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima sul mio canale. Ciao!